I Montesilvanesi hanno tempo fino a lunedì 16 ottobre per presentare la domanda sul sito del Comune nella sezione tributi relativa alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Abbiamo la possibilità a tutti i cittadini di Montesilvano di aderire alla cosiddetta rottamazione quater prevista dal decreto bollette del governo nazionale. In cosa consiste? Consiste nella possibilità di sanare tutta la situazione debitoria che i nostri cittadini hanno nei confronti dei tributi comunali, quindi IMU, TARI, ma anche tributi minori che nel tempo sono rimasti indietro e che oggi hanno la possibilità di pagare senza l'aggravio di sanzioni e interessi. In applicazione al regolamento sul sito comunale sono stati ricordati i requisiti principali per l'adesione, inclusi i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2022. Io, assessore al bilancio del Comune di Montesilvano, insieme a tutta l'amministrazione De Martinis, abbiamo fortemente voluto questo provvedimento perché crediamo che in questo periodo di grandi crisi economiche, preceduto anche dal periodo pandemico, ha ristretto i budget familiari che purtroppo non sono potuti rimanere in linea con i pagamenti che volevano onorare. Pertanto questa è una grandissima possibilità che diamo ai cittadini e quindi è possibile andare sul sito istituzionale con lo SPID, inserire il proprio codice fiscale e in automatico vengono evidenziate tutte le cartelle oggetto di rottamazione con la possibilità di scegliere le rate. L'amministrazione ha scelto la possibilità di sanare questo debito in un'unica soluzione entro il 31/12 di quest'anno, oppure quello che è stata la scelta che fino a questi giorni abbiamo visto che è stata quella più quotata, quella di pagare fino a 18 rate bimestrali e quindi comodamente fino al 30 settembre 2026. Si possono presentare più istanze per documenti diversi e modalità di rateizzazione differenti.